Ciao ragazzi, bentornati dal vostro Nenarmen. Siamo tornati su The Quarry, riprendiamo la nostra storia. Prima di iniziare, come sempre, lasciate un bel like, commentate, condividete e iscrivetevi al canale per supportarmi. Allora ragazzi, eravamo rimasti al terzo capitolo e la storia si infittisce perché inizia a farsi buio. Siamo con Abigail che è scappata dal gruppo perché e Emma e Dylan, se non mi sbaglio, posso sbagliare come si chiama, si sono baciati. No, Dylan, l'altro ragazzo, adesso mi sfugge come si chiama, si sono baciati. E prima di continuare, ragazzi, volevo vedere un attimo questa cosa qua, a parte i percorsi. Allora, tarocchi, ok, i percorsi abbiamo sbloccato questi, va bene, ma ancora sono pochi. Gli indizi che abbiamo trovato. Volevo un attimo vedere se non avevamo visto qualcosa, ma abbiamo visto tutto. Ok. E abbiamo trovato due prove e va bene. E ok, noi siamo praticamente, tra l'altro siamo separati praticamente tutti. Abigail sta qui e qui c'è Dylan, Caitlin e Ryan. E gli altri dove stanno? Non si sa. Ok, perché non si sa perché se ne sono andati pure loro, perfetto. E questi sono i tarocchi che abbiamo trovato, perfetto. Ah, forse ci fa rivedere, no, non ce lo fa rivedere, però se vedete adesso sotto ci fa vedere Temperanza e l'Appeso, la prima scena, la prima immagine della scena della premonizione, che così non ci capiamo niente, ma va bene lo stesso. Ok, direi di continuare. Scusate questa interruzione. Io sto giocando in notturna, ragazzi, quindi l'atmosfera c'è tutta. La vedo complicata perché secondo me, ragazzi, adesso iniziano i cazzettini. Adesso secondo me pacca pupazza. Ragazzi, iniziano i problemi, eh. Iniziano i problemi. Cioè, ma questa se poteva andare a buttare nel bosco perché quello per gioco da verità e obbligo si è baciato. Ma che te ne fotte in gioco? Fine. Sinistra o destra? Io andrei un attimo a sinistra. Magari qua troviamo qualcosa. Oddio! No, vabbè, raga. Iniziano le ansie, eh. Qua ho piato un colpo pure io. Di qui? No, vabbè, pure la visuale è così, non vediamo dove stiamo andando, non vediamo che ci abbiamo davanti. Ok, oh, ci siamo persi. Sicuramente qui per dire qualche tarocco o cose varie, perché non sto capendo una minchia di dove stiamo andando. Il bosco chiaramente è tutto uguale, ci avessimo una bussola. Ok, la montagnola. Spero che non ci stiamo perdendo niente. Ecco, vedi? È una fototrappola. Fototrappola nascosta dagli alberi, forse una misura di sicurezza oppure un monitoraggio di qualcosa? Chi può dirlo? Ok, vedi, già qualcosa abbiamo trovato camminando nell'erba. Vediamo un po' tornando indietro. O meglio, tornando indietro, girando un po' perché qui in realtà non è che esiste molto tornare indietro, se siamo persi all'interno di un bosco dove ci stiamo capendo
Mazza. No. Mamma mia, ragazzi. Allora. Passiamo di qui perché lì. Allora. Ok, noi abbiamo fatto questo giro qua prima. Perfetto, passiamo di qua. Scusate che... Ok. Senza accelerare troppo, eh. Io mi guardo intorno perché... Pronto anche al quick time event. Tacci tua. E qui che cacchio ci sta? Che qui non sai manco dove devi andare, ecco. Oh. Mamma mia. No, vabbè. Mamma mia, che smaltita. Rispondi o non risponde? Rispondi. Abby, non ti vedo. Sono qua giù. So che abbiamo fatto una cazzata, risponde, Nick! eh? Perché ci sente il mondo. Ehi. Ci avranno sentito fino in Sudafrica, però. Hey. Ciao. Ecco. Sei Che cos'è? scappata. Dai, sta tranquilla, è un gioco, una pomiciata. Non era a mio agio, facciamo onestà, va. È che quel gioco è un po' troppo intenso per Ragazzi, me. sentite la colonna sonora, le Certo. colonne sonore di sto Sì, gioco. capisco. Come creano l'atmosfera. Bellissimo, veramente. Sotto questo, secondo, sotto questo punto di vista, secondo me è curato molto bene. Fatemi sapere sempre nei commenti che cosa ne pensate. E quindi due Demma. No, no, cauta, cauta. Allora, serata interessante, Oh, non me lo dire. Emma voleva far ingelosire Jacob, tu credi? eh? Beh, insomma, che motivo aveva di baciarmi in quel modo? Era abbastanza evidente. Giusto. Sono stato solo al gioco. Una Già, è pomiciata, solo oh. un gioco, giusto? Sì. È certo che baci, mo tocca passare la pomiciata, oh. E basta. Dai un po'. Dai giù. Te bacio. E se no qui non finisce mai più. È che rischiamo di morire, almeno prima di morire in bacio ce lo siamo dato. Nick si sta innamorando di te. Bene. E intanto arriva non so che. Hai sentito? Porca puttana. Andiamo a vedere. Porca merda. Ragazzi. No, che vai a vedere? Ma vattene, no! La prima regola dell'horror è non andare a vedere. Mamma mia. Questi si cacciano veramente in un casino. E noi ci toccherà pure salvarli. Un altro cinghiale. Non credo. Era più ruggito. Allora un orso. Era troppo veloce. Mamma mia, raga, pronto con le dita sulle levette. Porca, ma che cazzo è?
che cazzo è? No! No, aiuta Nick, che corre al campo. Porcaccia puttana. Era meglio che non parlavamo qua. E scappa. Ammazza, grazie che ce la lascia lì, eh. O lascia lì proprio. Via, 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 su. Buono. Nasconditi, sempre. Ecco ragazzi, ora siamo entrati nel vivo del gioco. Sta zitta. Capisco che te strilli. Datte, datte. Sali sull'albero, sì. Dai, che ce la puoi fa. Dai, dai. Forse abbiamo fatto una cazzata, eh. No! Porca Mamma mia. Alla Matrix. Sali sull'albero, abbiamo sbagliato, siamo caduti. Caccia a me. Vola, vola. Oh, ma gli altri dove stanno? Eccolo. Stiamo calmi, ragazzi. La situazione è abbastanza complicata. Mamma mia. Abbiamo accannato Nick lì, eh. Mazza che cuor di leone. Abbiamo accannato Nick lì. Speriamo che sia ancora vivo. Rimessa a Cat Square 21:11. Soprattutto capi chi è che ha sparato col fucile, oltretutto. Cazzo che stupido. Beh, giustamente. Lui ci è rimasto male. Lei sicuramente riuscirà nell'intento di farlo ingelosire. Se fa sta sculettata, lei. La pratica rende perfetti. Sì, mi sa che mi hai trovato. Certo. Venire qui era più divertente quando avrebbero potuto beccarci, eh? Già, più o meno. Jacob, avevamo detto che questa... noi... sarebbe stata una storiella estiva. Sì, no, lo so. È solo che ti piace dare spettacolo, eh? Jacob. Io non ci credo, te lo sei limonato! È davanti a tutti per giunta! Cristo santo! Limonato ai 6 anni! No, ma Nick sì! Credo. Io gli voglio bene, ma non penso abbia mai visto una ragazza nuda. Beh, odio dovertelo dire, ma ero io ad avere la sua lingua in bocca e ci sapeva decisamente fare. Dai, Ci godi proprio a farmi male. Smettila di brontolare, ti prego, dai.
Lei è la classica stronza, Cosa? È la classica stronza. Sai cosa? Niente. Lascia stare. Ok. Puoi startene qui, da solo. A tenere il brunzo e a pensare a me e Nick che limoniamo. Ah, andiamo! O procurarti degli asciugamani. E adesso a che ci servono? Beh, era il patto. Storiella estiva, no? Se non lo sai, l'estate non è ancora finita. Ecco. Dai, Si parte d'osti? Ok. Io non te lo consiglio di buttarti, comunque, se proprio ci tieni. Ah, che bello! Mamma mia. Che storia, ragazzi. Ora abbiamo Nick sfregiato su nel bosco. Abigail che è scappata. La stella dove cacchio sta? Oh, l'ho vista mo. Ok. Abbiamo trovato un nuovo tarocco, ragazzi. Oh, è la stella. Stelle nel cielo notturno, fari di luce, sogni di gloria, speranza. Oh, un ricordo della nostra insignificanza. Terribile disperazione, devi confidare nella luce delle stelle, la quale porta chiarezza e a volte verità. Bene, un nuovo tarocco, poi sicuramente la nostra guida ce la spiegherà. E dicevo, quindi, Nick sfregiato, Abigail che è scappata e loro due che si stanno per fan bagno. Nudi in questo caso scopriremo adesso, però credo che prima del bagno succederà qualche impiccio. Recente. Un recente articolo del giornale riguardante due escursionisti scomparsi in questo bosco al giorno della pubblicazione risultano ancora dispersi. Chissà se era qui. No, chissà, è sicuro era qui. Se no il giornale lo trovi da un'altra parte, dico io, Pure lui, massimo dello sveglio. Cerchiamo un attimo in perlustrazione se troviamo, ragazzi, qualcosa che... Sì, non c'è sta la luce, non c'è sta niente. Qualcosa che ci può aiutare. Saliamo su. Allora, qui è tutto riciclato. Aspettate un attimo. Scusate, che magari troviamo. Ah, qua non c'è niente. In realtà da una parte volevo andare in esplorazione, dall'altra mi sto un po' cagando addosso, quindi... No, di qua non si può andare. Vabbè, di là non ci sarà una minchia, senza che siamo a fa su e giù 70 volte, direi di salire e vedere che c'è qua dentro. Gli asciugamani non ci sono. Non ce ne sono. No? No, esattamente zero. Coglione. Ma che cazzo? Torna qui e basta, Jacob. Arrivo, Strani numeri. 12-3, Scusate, 12-3.
16, 24, 9, 17, 3, 11, 19, 29, 1, 21. Fattibile, insostenibile. Regole di navigazione, promettore, tutor. Vado imbarcazione dopo l'uso. Vigilante, è vietato nuotare. Ok. Appunto, il registro della rimessa è perfetto. Ah, ci stanno pure bel binocolo. Ah, proprio così. Vabbè, ragazzi, sembra che a chioppia sta messa male, eh. Vabbè. Comunque. Sei già spogliata questa, facile. Vediamo adesso, perché secondo me qui. Sto cercando di vedere se troviamo qualcosa che valga la pena essere visto. Ma non mi pare. Qua c'è sempre lei. Qui è partita la musica. Ecco qua. No? C'è qualcuno? Facciamo che questo non è un problema mio. Sì. Capirai. Facciamo che potrebbe essere un problema tuo dal momento in cui rischiamo il culo. Vabbè, questa è una lavagna, niente di importante. Ok, non ci sono asciugamani. Però a questo punto, prima di tornare da lei, io farei un giro di qui per vedere che cosa c'è. Una ceppa di minchia, se non. Qualcuno non ha rimesso a posto i remi. Sono umidi. Te domandi niente? Che cazzo vi siete separati, mi domando io. Ma non era meglio stare tutti insieme? Il classico corvo. Non so se l'avete sentito, ma sicuramente sì. Presagio di sventura e morte. Ok, vamos. Ok, aspettiamo di asciugarci all'aria aperta. O facciamo come fanno i cani. Wow, tu sì che sai ammaliare una donna, non è vero? Beh, voce sta lei fisicamente. Ascolta, non puoi fare finta di niente. Oh sì che posso, perché vedi, oh aiuto, aiuto, sto affogando e mi serve un uomo bello e forte, per nulla insicuro, che venga qui subito a Per salvarmi. nulla è sicuro. E no, tuffa bomba. Non stiamo qua a rompere i coglioni perché rompiamo il clima. Cosa vedo? Una donna in pericolo? Non temere, esile fanciulla, l'uragano Jake è qui! Tuffa bomba! Cazzo, cazzo, cazzo! Cazzo, fretta! Non roviniamo il clima. Io sto cercando di tenerli uniti, ma loro comunque fanno di tutto, per litigare. Ok, ora è peggio per te, sai? Mazza, fa schifo sta acqua. Oh. Non ho capito perché lui è tipo sporco de nero. Basta! Oh, basta fare il muso! Schizza l'acqua, sì. Attacco! Ehi! Che devo fare? Ah,
Hai barato. No, fammi una foto. Non facciamo troppi sdolcinati, perché pure quello potrebbe rovinare la situazione. Ok. Dai, fammi una foto. Sì, per i tuoi piccoli follower, o come li chiami, i 10 ragazzi migliori per divertirsi al campo estivo. Quindi ne ho ancora 9. Cosa? Dove cazzo va? Che bello! Ah, cazzo, la spazzola rotante! Ma oh, non ci credo, cazzo! E... aiuta Abby, immergiti! Aiuta Abby, immergiti! Immergiti, perché senza la macchina non andavo da nessuna parte, raga. Forse ho fatto una cazzata, ma per una volta ho pensato più al gruppo che al singolo. Jacob? Scemo. Ma dove cazzo va lei? Ma torna indietro! Porca puttana, non ci credo. Ah, ecco, pensavo rimanevamo incastrati sotto. La spazzola rotante. Afferra, speriamo di non morì. Speriamo di non morì. Pigliala. Buona. Vai che risaliamo. Oh! Un cadavere gonfio in decomposizione incatenato sul fondo del lago. Ragazzi, vi faccio sempre vedere le prove perché... Tira, libera, tira! Libera. E dai! Non possiamo morire come degli stronzi così. Torna, muoviti. Dai, dai, dai. Abbiamo ripreso la spazzola radante, ragazzi, quindi la macchina la possiamo sicuramente far partire. Non so se abbiamo fatto le scelte giuste, fatemi sapere nei commenti che cosa avreste scelto voi, ragazzi, se avreste fatto le stesse identiche scelte. Sto cercando di fare le cose più giuste, ma vediamo. Falò del campo, 21:20. Siamo rimasti qua. Non era facile farli incazzare tutti, Caitlin, complimenti. Ah, o forse ad Abby serviva una spinta. Dylan, Ryan e Caitlin. Male. Chi dei due farà la prima mossa? Nick o Abby? Fammi pensare. Per me nessuno. Non so, per me Nick nasconde una belva. Solo se con belva intendi un docile e pacato cagnolino. Non farti ingannare dalla calmaria da bravo ragazzo. Sotto quei vestiti c'è un fuoco che brucia. L'hai notato anche tu, eh? Tanto bene, questo trinca. Che volete fare ora? Giochiamo ancora? Sì, solo noi tre? Tanto qua c'è un triangolo. Obbligo. Porca puttana, dai. Sembrava Abby. Oh mio Dio. No. Troviamola. Ma da dove veniva? Questo si stacca addosso. Dai. Infatti. E rimane da solo. Il pirla. Aiuto! Mi prego! Nick! Aiutatelo! No, dov'è Nick? Dov'è Nick? E parla! Vai da Nick! Vai!
No, ci penso io, che ci mando lei, vabbè che vabbè. E che cazzo, cioè ci mandiamo lei veramente. Ci penso io. Il fucile non è molto preciso, stai attento. Ci penso io, mi fa ridere, però. Ragazzi, andiamo a salvare Nick. Non so come si metterà la questione, ma io direi che magari loro potevano ritornare nella casa. Sarebbe stata una scelta più saggia in questo momento. Sì, ma non corre quasi all'impazzata, perché non sai che ti aspetta. E... no, segui il sentiero. C'è il sentiero! Lo dicono pure Aldo, Gianni e Giacomo. Boom. Buono. Ragazzi, abbiamo prese tutte, eh. Nella scorciatoia gli potrebbe capitare che gli cade una tegola in testa. Prendi la scorciatoia. E no, segui sempre il sentiero. Scorciatoia la vedo male. Porca. Via via. Presa. Presa. So, forse abbiamo fatto bene prima a cadere all'albero, perché almeno abbiamo dato il permesso a lei, abbiamo permesso a lei di andare a salvare lui, cioè di andare a chiamare aiuto e lui andare a salvare. Gridi. Ehi! Levati dal cazzo, capito? Fermo, fermo! Lo sta a salvare lui. No. No, non gli sparo, perché lui lo sta a salvare. Lui lo sta a salvare perché prima gli ha sparato al mostro. Quindi è impossibile che lo vuole ammazzare. Questa è la mia lettura, magari sbagliata. Porca puttana! Aia! Che cazzo è questo? Porca troia, Nick! Merda! Dobbiamo andare! Ce la fai? Dobbiamo andare! Dai, torniamo dell'altro. Forse abbiamo fatto le scelte giuste. Forse, però voglio essere sicuro, non voglio cantare vittoria troppo presto. Per il momento ancora non è morto nessuno. E questo un po' ci tira su di morale. Però vediamo. Bosco degli Hecket, 21:31. Oddio, oddio. La storia si è movimentata decisamente. Al momento Emma è quella che è sparita. Mezza nuda che mi aspetta, che sto facendo? Ok. Ma dove cazzo sta andando questo? Ecco, da Abigail, mo trova il mostro. Ok. Oddio, il cinghiale. Nudo nel bosco. No, non chiamare proprio ad alta voce, no, perché svegliamo il mondo. Quindi cerchiamo di rimanere cauti. E là. Porca puttana. Questa è la premonizione, ragazzi. Vai. Dai! Dai!
Fanculo! E no, fammi scendere. Cerchiamo di. Ti prego, liberami, dai. Rimaniamo. Fammi scendere, okay. Pagati. Non farmi del male. Visto che siamo messi male. Oh Cristo, ma che cazzo fai? No, no, ci libera, ci libera. Che ho capito che questi sono. Questo è buono. Figlio di troia. Che vuoi fare? Shh, zitto. No, non getta proprio la terra. No, no, questo non dobbiamo far cazzare perché. È meglio se chiudi gli occhi. Oh, oh. Ma che cos'è? Basta! No, aiuto! Aiuto! Fa tanto schifo, eh? Ma è per il tuo bene. Ho capito che questo dove ci può essere utile. Utile. Secondo me loro sono tipo i guardiani del bosco da ste creature. Eccolo là, cinghiale. Penso, vediamo. Per il momento anche in questo caso la premonizione forse, anzi in teoria l'abbiamo letta bene e ci siamo salvati. Solo un batter d'occhio e ritorni di nuovo da me. Quindi? Allora? Cosa abbiamo? Ti ho portato una nuova carta. È la stella. The stars. The star. Stelle. Una. Stelle nel cielo notturno. Fari di luce. Sogni di gloria, speranza. O un ricordo della nostra insignificanza. Terribile disperazione. Devi confidare nella luce delle stelle, la quale porta chiarezza e a volte verità. Bene. Ricorda, non bisogna mai fermarsi alle apparenze. Vuoi che te lo mostri? Che grande aiuto. Sì, mostraci la premonizione qua come sempre. Cioè, ditemi voi se avete capito qualcosa nei commenti, io non ci ho visto una minchia. Ritornaci allora. Ritorna ad Hackett's Quarry. Ad Hackett's Quarry te ne ritorni. Ti divertirai. Mortacci tua. Io non ci ho capito una minchia. Cioè, ripeto, se voi avete visto che cosa si vede, cioè capito che cosa si vede, io sinceramente vabbè, capitolo 3 terminato, capitolo 4 niente panico, ragazzi. Era veloce. Facile a dirsi. Ed era. Oh, Abby. Tieni. Cosa? Prova a disegnare. Disegna. Disegnare cosa? La cosa che ti ha aggredito. Nick, senti, sai cosa è successo? Era un animale. Dove Abby? È proprio andato. Ma dobbiamo sapere com'è andato. Ok. C'era un tipo lì, ma anche una specie. Un animale. Che cazzo di animale fa una cosa così? Se magari gli tappate le ferite e non lo fate morire dissanguato. Io. Ehi, sta bene. Sì, è proprio lì. Artigli e denti proprio su di me. Credo fosse un osso. Un orso adulto l'avrebbe schiacciato. Avevamo detto che non c'erano orsi. No. Cazzo, guarda la porta. Quella roba nera.
È un'infezione. Si sta diffondendo. Non va bene, per niente bene. Se appunto, sì, ti avevi premuto sì. Se magari mettiamo tipo l'accio o qualcosa per bloccare l'infezione. Scusa. Dai. Tranquillo, tutto ok. Lo perdiamo. Male. Dobbiamo amputare. Porca pupazza. Va fatto prima che l'infezione si diffonda. Cosa? No, perché? Perché questo sta a dire la cosa giusta. Perché dovremmo farlo? Non lo so, ma guarda quella roba nera. Cosa credi che sia? Ti sembro forse un dottore? Beh, c'ha ragione, che questo dice, sai, si divulga l'infezione, è finita, Qua rischia che si perde una gamba. No, non si urla, mai. No, non urliamo proprio. No. La voce, teniamola bassa. Ryan, se fossero Giacobbo e Emma. E se non fosse così? Sta attento. Questo è Jacob sicuro, quindi non spariamo. No, perché questo è sicuro Jacob. Non era nulla. Sì, ma se n'è andato. Scappa che è meglio. Che coraggio. Allora, la baita ora non sembra tanto male, vero? Porca, ecco, no, questo non è Jacob, ragazzi. Ma dove? Oh, fermo, no. Eccola qui. Sono qui per voi. Che lettura, ragazzi. Che lettura. Porca troia. Mamma mia, che lettura! Hanno aggredito Nick e Abby nel bosco. E qualcuno ha dei vestiti asciutti, sto congelando. Le borse sono nel furgone. Ah, merda, hai ragione. E dov'è Emma? Certo, preoccupato. Jacob, dov'è Emma? Oh, cazzo! No! Cristo santo! L'ho lasciata! Emma è sull'isola, le ho detto di aspettarmi lì. Povera. Aspetta, l'isola? Sì, perché? Oh, no, è che mi è sembrato di vederci qualcuno. Qualcuno? No, io non lo so, non ci pensare. Cazzo, l'ho lasciata da sola. Beh, credo che noi andremo alla baita. Senti, perché sei coperto di quello che spero sia succo di fragola? Mi sa che è sangue. Ecco, c'era questo tizio, una bottiglia. Non so che altro dirti, è una lunga storia. Beh. Sì, no, è un gran bel casino. Oh, Gesù santissimo, ancora non ti ho detto una cosa. C'era un cazzo di corpo nel lago. Cioè, morto? No, vivo. No. Era uno di quegli atleti olimpici che è finito qui mentre si allenava. Sì, un cadavere, coglione. Che cazzo di domanda è? Morto. No, davvero, credimi. Ho pensato che fosse uno dei due tutor assenti, ma non si capiva perché era tutto gonfio e schifoso. Ah, poteva essere bravo, deve essere uno di quei due Max dell'inizio della storia. Ci abbiamo pensato. Devo andare da Emma. Che fai? Ehi, mi serve, ok? Chissà cosa c'è in giro. No, ci serve per Nick e Abby. Sì, e io devo aiutare Emma, ok? È rimasta sola. Ma non sai nemmeno se è nei guai. Presto ci finirai tu nei guai. Vuoi farmi incazzare? No, sto provando a salvare la mia ragazza, stronzo. Ho i miei dubbi che sia la tua ragazza, amico. Che... Guardate come si sparano, No, lascia la presa. Perché finisce male. Ma che cazzo? Eh,
Ecco. Finitela, cazzo! Siamo nella merda, cazzo! E voi fate gli idioti, tutti e due! C'ha ragione. Jacob, questo resta a noi. Nick e Abby sono feriti. A noi serve di più. C'è qualcuno qui. Ryan. Scusa. Che stronzata! Portala al sicuro. Se è sull'isola, non corre pericoli. E rischiare un altro incontro ravvicinato con Rambo? No, grazie. Se c'è una barca alla teleferica. E comunque, posso raggiungere l'isola da lì. Con Rambo. Torniamo alla baita. Cerchiamo aiuto. Oh, me. Nick non riesce a camminare. Ehi, ho un'idea. Ecco. Sì, mi sembra un'ottima idea. Direi di ritornare alla baita. Anche io la vedo un'ottima soluzione. Ragazzi, la storia si sta infittendo, eh. Diamo un senso a questa serata. Isola di Hackett Square, Emma. Ok, indovinello. Chi che possiamo dire fisicamente? Si ritrova tutta sulla soletta. È bella acchittata. Questa scema. Beh, un pollice. Un pollice disponibile. Ok. Ed è qui. Su questa strana isola disabitata che questa giovane eroina trova se stessa. È una piena. Ok, riassumendo, mi sono ritrovata sola su un'isola minuscola, da sola, senza niente da fare a parte riprenderla per voi. Ecco. Quindi andrò alla casa sull'albero che sembra affacciarsi su un panorama davvero, davvero incantevole, venite. Le cose stanno così. Non voglio tornare indietro, ovvio, ma anche se volessi, non posso. Dai, sembrerei una che non sa stare da sola mentre lui se n'è andato così, su due piedi. Ha rosicato, mo lei. Sto lamentando. Beh, esplor lamentando. Oh, fanculo, andiamo. Alla casa sull'albero, compagni d'avventura. Mo ha rosicato lei. Forse lui ha fatto la giusta scelta. Falla un po' rosicà. A chicca bella qui. Fatemi fare un giro esplorativo. Raga, mica male, eh. Vabbè, fatto vedere un po' di chiappe. Giusto così per farvi. Niente premi se indovinate cosa sono questi. Non li ho mai usati. Sono un po' troppo au naturel per i miei gusti. E poi non ho idea di dove finisca lo scarico. Oh, Dio, ti prego, no. Ok, andiamo avanti e dimentichiamo. Ciao. Mamma mia. Mamma mia. Ok, allora lì c'è la casa sull'albero. Vediamo intanto qui che ci sta. E questo è il rifugio per le riunioni. È un rifugio dove si fanno le riunioni. Riunirsi. Appunto. Ok, sto provando a renderlo interessante, ma a volte le cose sono quello che sono. Vabbè. Succede anche in amore. Ok, poi di qui. Prima è andato sulla casa dell'albero, vediamo che c'è sta. Ah no, di qui mi sa da dove siamo venuti. Non credo. Corvo. Ragazzi, sto cercando di puntare, ma ecco. Si capisce una minchia. Sei tu, Jacob? No. Chi cazzo è? La migliore situazione che ci poteva capitare. Allora, lì la casa. Urca! È una parte della cava rimasta intatta che si è ripopolata dopo essere stata sommersa dalle acque. Fico, vero?
Ok, quando ero piccola credevo che le isole, beh, galleggiassero sul pelo dell'acqua come i materassini. Ma ora sono adulta e più saggia e ho capito che nella vita niente è come sembra. Come quando sarebbe dovuta essere un'avventura estiva e ti ritrovi a fare da babysitter a un bambinone che soffre perché non vuoi fare sul serio e scrivergli lettere d'amore tutti i giorni. E già ecco, che ci siamo, non mi dispiace se ne parlo, giusto? Perché? Perché tocca a me scusarmi quando è lui che incasina tutto attaccato come una gozza? Guardate, questa è una metafora. Vabbè, cioè, stai calma però, Siamo a un bivio. Appropriato. Ecco la grande domanda. Prendo la via più ovvia, letteralmente, e lascio perdere, o vado avanti su questa strada e mi lamento della mia stupida vita noiosa? Io, dato che non siamo dal vivo, sta a me la scelta. Sta a me vuol dire che sta a me. Vado avanti per la mia strada o lascio perdere? No, vado avanti per la mia strada, perché comunque a me piacciono. Andiamo. Ma loro due come coppia. Ormai siamo in ballo, non ci resta che ballare. Sapete che c'è? Ero davvero contenta, pensando al futuro, giuro. Ho passato una bella estate, ma il meglio deve ancora arrivare. So che quando posterò il video a Ketsukori sarà soltanto un ricordo lontano. So che è solo una notte e che tutte le occasioni vanno colte. Ah, non sta manco a fare la diretta, capito? È che tutto sto casino manco in diretta. Non voglio accontentarmi di ciò che ho intorno, capite? Abby crede che io sia una persona coraggiosa, ma in realtà cerco disperatamente di stare a galla in un mondo in cui tutti vogliono emergere. Bene. Ok. Andiamo ancora un pochino avanti, ragazzi, che ormai abbiamo scelto questo indirizzo e andiamo avanti. Potevamo anche scegliere l'altra strada, ma diciamo che sicuro non abbiamo scelto la strada più facile. Speriamo che non andiamo a morire. Questo sicuramente è il nostro più grande augurio. Ammetto che non è male. Sapete, è la prima volta che sono sola quest'estate. E mi piace. È un po' la riprova di quello che dicevo su Jacob. So che sarebbe dovuto tornare a prendermi, ma ora che sono da sola, mi piace. Scusa, Jacob, se stai guardando, non prendertela. Sono fatta così. Va bene, vero? Sì, va bene. E meglio che rimanga un ricordo. Aggressiva, sì, ragionevole. E poi chissà, forse tra 50 anni ci ritroveremo per caso e ricorderemo che bella estate abbiamo passato al campo estivo di Aketsukore da giovani. E quella scintilla che ci ha cambiato la vita per sempre. E anche se avremo 70 anni o giù di lì, faremo comunque cose folli a letto. Ehi, può succedere. Mai dire mai, vero, Jackie caro? Come si dice? Chi vivrà, vedrà, giusto? Saremo i vecchi più fighi, sexy e sfrenati di sempre. Ma per ora, ognuno per sé. Scusami, bello. A questa gli piace, ma al contempo non ha voglia di fare una cosa seria per non impegnarsi a distanza. Però secondo me a lei lui piace pure parecchio. Falò. A pensarci bene, come poteva essere Mr. H se lui era già la baita? Cerini o fiammiferi che siano. Disse il corvo, mai più. Una scatola di fiammiferi dell'Harbinger Hotel, che è, ragazzi, quello del prologo, Harbinger Motel. Alcuni sono stati spezzati e sulla confezione particolare ci sono dei segni. Harbinger Motel, ripeto, per il famoso motel del prologo. Ma portateli, no. Vabbè.
E possono sempre servire dei fiammiferi. Io me li sarei portati. Fossi stato in lei. E che facciamo? Saliamo? Mo saliamo, eh. No, qua non c'è niente. Qua c'è una via che va avanti, ma direi intanto di salire. Amica mia, però se mi fai vedere su che c'è sta... Niente, su non si può vedere, raga. Vorrei salire sopra. E mo saliamo a questo punto. E poi magari ci salutiamo, tanto questo è un molo. Non so se abbiamo fatto una cazzata. Ragazzi, vi garantisco che muovere sto telefono è tipo guidare una macchina dopo essersi bevute 8 bottiglie di vino. Cioè, è qualcosa di assurdo. Perché cerco di inquadrare, ma non inquadro una minchia. Vabbè, torniamo indietro. Con culo profondo qui. Chiappe carine. Sicuramente la gestione della torcia la potranno fare un po' meglio, questo sì, perché... Vai, sali. Mi sa che dovrò salire con una mano sola. Ah, brutto segno, vero? Moglie cade il telefono. Merda. Cerchiamo di farti quick time event, bene. Alla grande con la scalata. Ok. Siamo su. Ok. Questa è la super lussuosa casa sull'albero. Ovviamente. Costruita nell'anno 1800 culo da un architetto cieco con legna di pessima qualità. Morto suicida. E nastro adesivo che neanche esisteva. Un classico dell'edilizia locale. Tesoro, sono a casa. Come dici, scusa? Ho scordato di mettere a letto i bambini. Ma bene, che gran bella accoglienza. Rifatevi gli occhi, gente. Il fascino del campo estivo tutto per voi. Oh, guarda, sembra che qualcuno abbia lasciato le sue cose qui. Forse è stato uno dei bambini. Forse ora che sto cellulare te lo metti in tasca? Che non hai? Qui. Ecco, sta a fa un bordello. Sentito? Adesso dobbiamo fare una scelta. Rovestiamo senza vergogna tra le cose altrui. Oppure apriamo quella inquietante botola e moriamo di un'orribile e tragica morte? Qui non ci sono risposte giuste. Mamma mia. È odiosa. È veramente odiosa. E... No, ispezioniamo prima lo zaino. E zaino sia. Così almeno metto qualcosa addosso. Direi che avete visto abbastanza. Anche perché sulla botola, secondo me, non si poteva stare tranquilli. Questo ci può servire. Bene. Ok, dunque. Credo che ci sia qualcosa. E quindi non salterò per lo spavento, ve lo posso promettere. Addio, mondo crudele! Il sipario sta per calare e non c'è tempo per fare il bis. Porca puttana! Oh mio Dio! No, usa il taser. Scusami. Fai una foto. Questa ci stava, scusate, eh. E usa foto sfocata e ravvicinata dell'aggressione di Emma a casa sull'albero. Perfetto, questa sulla casa sull'albero, questa ci stava tutta. Vai. A parte che c'ha degli occhi sto mostro spiritati. Vai, vai.
Vai, vai, vai. Porca. E usa lo spray. Vai. Nonostante tutto, lei che sia un po' minchiona è comunque cazzuta, eh. C'è da dire sta cosa. E blocca, usa la botola, perché tanto questo la porta secondo me la spacca, appunto. Vai. Vai, sali. 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 E dai, e caccia un po'. Oh. Mamma mia, ragazzi. Mamma mia. Che storia. Baita di Hackett's Quarry, 21:59. Tranquilla, sta bene. Ti fa male? No, no, scusa, ho solo molta fame. Ti troviamo del cibo, ok? Sì. Ma okay. Stanno ammaccanate qua mezzo morto. Su, su. Cavolo, mangerei un cavallo. Beh, non credo potremo trovarti un cavallo, ma forse dei cereali. Io odio i cereali. Ecco. Abbiamo trovato un nuovo tarocco. La forza può sorprendere, conoscere la propria forza bruta, attingere un'energia prima ignota. Suppongo che ci siano forze al lavoro dentro tutti noi e se con una mano sono in grado di dare, con l'altra potrebbero strappare via. E ci siamo persi un bellissimo tarocco, porca puttana, direi anche. Con questo, ragazzi, ci siamo dilungati un pochino, ma la storia è abbastanza nel vivo, quindi non sono riuscito a trovare un momento per interrompere. Ci fermiamo qui e, come avete visto, siamo entrati proprio nel vivo della notte horror. Tutto sta diventando molto più interessante. Io spero che il video vi sia piaciuto. Se così fosse, ragazzi, lasciate un bel like, commentate anche per farmi sapere le scelte che avreste fatto voi, se avreste fatto le stesse identiche scelte. Iscrivetevi al canale per supportarmi e a tutti i miei canali social. Ci vediamo al prossimo appuntamento. Un saluto dal vostro Denarman. Ciao.